Cesare, consapevole di avere in mano un potere immenso, non impose la propria autorità in maniera diretta, instaurando una monarchia alla quale i romani erano ostili per tradizione. Egli conservò le istituzioni della Res Publica, utilizzandole però a proprio vantaggio per concentrare su di sé tutti i poteri chiave. Cesare ricoprì la carica di tribuno per opporre il veto alle decisioni dei comizi e per garantire l'inviolabilità della propria persona. Si fece assegnare i poteri della censura per redigere le liste dei futuri membri del Senato per selezionare la classe dirigente. Si assicurò l'imperium proconsolare, il comando militare nelle province. Si fece eleggere console per 4 volte. Il consolato gli consentì di esercitare l'imperium, cioè il comando militare, e la facoltà di convocare senato e comizi. Utilizzò una magistratura tradizionale, la dittatura, per giustificare la concentrazione nella sua persona di tutti questi poteri. Cesare, tuttavia.